Buongiorno ragazzi e ragazze, sono blu, letteralmente blu, non so come mai questa videocamera ogni tanto fa questo scherzo. Comunque, oggi ho deciso di iniziare una tipologia di video stranissima che ho visto girare un sacco sui canali americani che seguo così. E si tratta di andare nei posti con ratings più basso in assoluto. Quindi oggi ho deciso di iniziare questa tipologia, mi sa che in Italia l'ha fatto già qualcuno. Comunque oggi andremo nel ristorante con... E di là sentite c'è Giulia con la bimba e andremo a mangiare nel ristorante peggiore, ragazzi, della mia città di Trieste. Quindi ha veramente il minimo di ratings, la maggior parte dice che è terribile. Adesso vi farò vedere, io mi sto già spaventando, non so che cosa aspettarmi, ovvero più o meno so che cosa posso aspettarmi. Vedremo come va, incrociate le dita per me. E questi sono i review, ragazzi. Allora, cena scadente, servizio lento, sono entrato giovane e sono uscito pensionato, è fantastica. Ciao gatto Denver. Pessimo, pessimo servizio per personale, non solo disattento e non organizzato ma anche maleducato. Attesa interminabile, attesa interminabile, orribile, si salvi chi può, ce la siamo cavata. E questi sono solo alcuni, sono solo alcune delle recensioni. Pessimo servizio, qualità mediocre, prezzi esorbitanti, pessimo, dopo un'ora e mezza non ce l'ho ancora servito, a voi evitate questo posto come la peste, be very very afraid, no, terribile terribile terribile, cambiate mestiere, dovrebbero cambiare mestiere. Insomma, questi sono solo alcuni, ragazzi, dei review di questo posto e noi stiamo per andare a pranzare lì. Sei contenta, Giulia? Come ti senti? Non so cosa aspettarmi. Appena mi hai detto mi hai preso un colpo e ho detto oddio, ci avveleneranno, però dipende poi ovviamente a cosa sono dovute le review. Sono curiosa. Il bello è che io non le ho detto subito cosa andremo a fare oggi, perché ieri le ho detto no, facciamo questo video, le ho detto tutta un'altra roba e poi ho cambiato idea. E però lei ci sta, lei sta al gioco, sta al gioco. Ci prestiamo sempre. Ci... Grazie. Siamo sempre da cavia. Grazie Giulia. Niente, siamo già pronte, quindi andiamo e filmeremo la nostra esperienza. Speriamo di sopravvivere. Speriamo di sopravvivere, sì. Direi che questo tempo orrendo esprime perfettamente il mood della giornata. Esatto. Visto che dobbiamo andare in un posto che probabilmente sarà terribile, almeno dalle recensioni, e poi magari ci troviamo stra bene. Magari dopo viene il sole quando usciamo, magari. Esatto, magari diventerà il nostro posto preferito, chi lo sa. Però devo dire che il tempo per adesso rispecchia molto il mood di questo video. Rispecchia le recensioni. E beh, ci siamo quasi arrivati, direi. Dovremmo trovarlo, se non sbaglio, andando verso in là sulla destra. Adesso vediamo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo seduti. Siamo qua, le uniche clienti. Però il locale è molto carino, devo dire. E loro molto simpatici. Per ora non ho niente da obiettare. Sì, molto simpatici, sia lui che la cameriera. Ci hanno salutato la bimba. E abbiamo parlato di come di lui, insomma, molto simpatici. Hanno portato anche il seggiolone a Keira, così è come i grandi e sta seduta vicino a noi. Questo è il locale e questo è il menù. C'è un sacco di roba, devo dire. È anche vero che i prezzi sono caretti, devo dire, però siamo in una zona super turistica, anche questo c'è da menzionare, insomma, in pieno centro. Allora, qui devo dire che c'è scritto che c'è una sedia per non far entrare i clienti, che sinceramente non c'era, cameriera scorbutica e un proprietario anche che dicono che è maleducato. Invece devo dire la verità, con noi sono stati stra gentili, ma oltre le aspettative, perché addirittura quando Giulia ha chiesto il seggiolone per la bimba l'hanno portato. E non solo, ma lei, la cameriera stessa, ha preso Keira, l'ha messa nel seggiolone, le ha fatto i complimenti, ha fatto i complimenti a noi. Quindi, cioè, devo dire che per adesso per noi è simpatico. Cioè, su 5 stelline per adesso, ok? Sì. 5. No, non lo so dire. Il pane. Il pane. Pieno, con musetto, però c'è anche un pane particolare. È un pochino con musetto, io non l'ho assaggiato. Appena appena sì. Ok. Però, cioè, non siamo venuti qua per il pane. Certo, stiamo aspettando, abbiamo ordinato due pasta asciutte. Nel frattempo abbiamo ordinato, vabbè, solito Coca Zero e Giulia anche. E, avevano anche la cannuccia, insomma i bicchieri sono puliti. Ho portato anche l'acqua alla bimba. Ancora il bicchiere rosa per me. Sì, sì. Voglio cronometrare perché la maggior parte delle recensioni dice che sono estremamente lenti. Cioè gente che aspetta un'ora o più
per una pasta asciutta. Noi abbiamo ordinato, cos'era, 5 minuti fa praticamente, diciamo, alle 2.30. Adesso, ok, sono passati 5 minuti, vediamo un po' come procede. Siamo gli unici qua, quindi, cioè, penso che non dobbiamo aspettare nessuno. Quindi dovrebbe essere abbastanza veloce, ma vedremo. Abbiamo ordinato alla mezza, è arrivato tutto. Adesso che sono i 3/4, quindi sono 15 minuti, direi che è giusto, anzi è poco. I piatti non sembrano aspetta male, che non so perché, ma non sei a fuoco. Ok, eccoci. I piatti non sembrano male. No, anche porzioni belle grandi, devo dire. Molto bello anche l'impiattamento, se vogliamo usare questi termini molto professional. Abbiamo preso anche le patatine fritte, così da contorno, magari insomma le dividiamo un po'. Ovviamente Kera è subito interessata alle patatine. Giulia ha preso gli spaghetti con... il pesto, profumo. Sì, anche la mia devo dire. Io ho preso le linguine misto mare, quindi con i frutti di mare. E basta, direi buon appetito. Buon appetito. Voglio filmare l'assaggio in diretta. Oddio. Vai. L'assaggio in diretta. Sì. La mia faccia smorfia. Non sono molto elegante. Ma dai, smettila. Lei è sempre troppo autocritica. Allora, devo dire una cosa, io sono molto critica per il pesto perché spesso lo facciamo a casa perché mia mamma ha l'orto e tutto, quindi facciamo un pesto molto buono fatto in casa. Come potete vedere non ci assomigliamo per questo, perché io non so cucinare. Comunque. No, per questa cosa assolutamente no. E devo dire che è veramente, veramente buono e anche la pasta al dente, quindi davvero, io perfetta. Sono assolutamente soddisfatta. Vai Nicole. A parte che sono super emozionata nel filmare questa tipologia di video. Beh, è divertente, dai. Però fino adesso ti devo dire che io non capisco tutte le recensioni negative di questo posto. A volte mi aspettavo di entrare nella casa degli orrori. Ma infatti, ma prima parlavamo anche noi che viaggiamo, spesso capita che le recensioni non rispecchiano, almeno per esperienza adesso diretta. Siamo bene o male a metà esperienza per adesso. Sì, sì. Però devo dire che per adesso c'è. Ma infatti. Allora, 3, 2, 1. Allora, pasta perfetta al dente, un pochino piccante, che a me piace, gamberetti molto buoni. Cioè, io cioè, posso inventarmi di dire roba negativa, ma non c'è. Allora, o me la invento, ma non sarebbe giusto. Il gusto? Ti piace? Buona, mi piace. Anche il mio, io non posso dire niente, cioè, assolutamente. Forse, ecco, non avevo chiesto che fosse piccante, però mi piace, quindi non posso dire niente, magari ecco uno... potrebbe dire non l'ho chiesto. Sì, ma no, magari poteva essere specificato, ecco, perché il poco che è a sua, no? Sì. Manca un po' di sale, però non faccio testo perché a me manca sempre sale. Beh, te lo aggiungi. In qualsiasi ristorante mi manca il sale, quindi insomma comunque c'è, ce l'hanno portato, quindi assaggiamo anche le patatine. Beh, non sembrano male le patatine. Sono buone. Anche le porzioni, devo dire, non sono niente male. Sono super buone. Io direi approvato, insomma. Io direi che veramente. Ma dopo il dolce ce lo prendiamo comunque. Dobbiamo, va bene. Dobbiamo dare un rating anche al dolce. Però no, veramente mi aspettavo di venire tipo in un posto dove tipo ci avrebbero trattato male, tutto sporco. Aspettare. Io ero pronta ad aspettare tipo un'ora e mezza. Invece devo dire niente, assolutamente non ho niente da dire, cioè. No, ma neanch'io sinceramente, cioè. Claro. Vedi che alla fine ti ho portato in un bel ti offro il pranzo, Giulia, lei scusami, mi offri il pranzo è il posto peggiore del mondo. Fantastico. Infatti prima di arrivare Giulia mi fa, sì, ma di solito inviti le persone non proprio nel posto peggiore. E io forse hai ragione. Ma ci capiamo queste cose. Lei sai che io sono questi miei esperimenti pazzi. Sì, ma poi tu sai che noi abbiamo mangiato in posti improponibili in strada quando viaggiamo, noi sì, andiamo vero, molto così. Voi quindi andate molto all'avventura, non so. Quindi come me. Figuriamoci se ci ferma questo. Non siamo riusciti a farvi vedere i piatti vuoti perché sono molto veloci di servizio, devo dire la verità. E quindi però abbiamo spazzolato tutto, dei nostri primi non è rimasto niente, quindi devo dire che è andata molto le bene. Le patatine un po' sono rimaste, ma semplicemente perché sono talmente piena che non riesco più a finirle, quindi sto finendo io piano.
adesso abbiamo ordinato anche il dolce, che devo dire ci stiamo trovando da Dio. Quindi cioè veramente quello che ho detto prima, forse diventerà il nostro posto preferito, probabilmente lo diventerà. Non lo so, boh, una bella sorpresa. Io ho ordinato, ci ha detto che hanno le fragole fresche, quindi ho ordinato le fragole fresche come dessert, e mi ha detto che le servono come un po' di panna. Mi ha anche chiesto se volevo anche un po' di limone, ho detto no, facciamo solo fragole e panna. E Iulia invece ha preso il tiramisù, il dolce preferito, il suo dolce preferito. Poi c'è da valutare anche il conto, in realtà. Mi sento molto tipo Carlo Cracco, che vado tipo nei ristoranti tipo sì, perché l'impiantamento, in realtà non ci capisco niente io. Posso valutare però l'esperienza da cliente ignorante, questo posso fare. L'impiantamento e il piatto erano carini, molto, molto. E poi ci sarà da vedere il conto, perché molti hanno detto che è salato. Però c'è anche da dire che siamo in una delle zone più turistiche di Trieste, è in pieno centro, vicino al mare, quindi ovviamente non ci aspettiamo di avere prezzi bassissimi, però vedremo. Deve essere quello che c'è scritto sul menù. Sì, cioè, infatti i prezzi c'erano, quindi devo dire onestamente i prezzi c'erano, quindi anche dire che poi ti ritrovi in conto salatissimo quando sai quanto costa quello che stai ordinando, voglio dire, boh, comunque. Noi adesso andremo in tutti i posti peggiori di Trieste e andremo a rivalutarli tutti quanti, li rilanceremo. Missione. Esatto. Anche il dessert devo dire che non ci lascia certo, come si dice, un po' presentato benissimo. Sì, un esatto, po'. Esatto. Queste sono le fragole fresche, hanno un buonissimo profumo, un po' di cioccolato con la panna, molto belle. Stiamo aspettando anche il tiramisù di Iulia, così mangiamo assieme. Vuoi assaggiare? Dai, no, ma tranquilla. Ma dai, fai l'assaggio in diretta. Ah, ok. Vai, assaggio in diretta, ah, sì. Assaggio in diretta. Sì, anche se è tuo, dovresti assaggiare. Ma no, dai, mangiamo insieme. Amo le fragole. Le fragole e panna sono grazie. Una garanzia. Noi veramente all'ingrasso totale. Le fragole buonissime. Ormai era ipnotizzata dal tiramisù. Sì, no, le fragole e panna sono sempre una garanzia. Sì, è vero, buonissima. È vero. E guardavo sto tiramisù che ha una forma che mi piace tanto, particolare. È un po' particolare. Perché io quando lo faccio mi piace tanto come lo faccio, però... Mi piace perché Iulia fa tutto a casa, a differenza mia. Non è bello perché lo faccio nella teglia grande. Vabbè, l'importante è che sia buono quando lo fai a casa, che te frega l'impiantamento. E quindi mi piace tantissimo la forma e come hanno fatto fare la crema così... Ah, tu ti senti molto Carlo Cracco in questo momento. Ma insomma, no, ti dico, perché la forma viene sempre così, così dura. Spesso mi viene un po' troppo morbida. E non so cosa sbaglio, però mi piace molto come lo faccio. Mi piace la forma e come hanno fatto anche la crema, che non si è tutta sciolta. Il piatto nero fa la Vabbè, sua figura. Facciamo l'assaggio in diretta anche del tiramisù, dai. Assaggiamo. Allora, il tuo è più buono. Il cellulare. Onesta. Non mi piace più come lo faccio io. Forse un po' troppo secco, un po' più. Cioè non è cattivo, permettendo, è buono. Però se devo essere critica mi piace una cosa un po' più succosa. Ok. E forse non ho messo un alcol che meno va, perché io ci metto il rum. E non so, come se trovassi una nota stonata nel... Voto da 1 a 10? Ma no, comunque un 8. Assaggio adesso le fragole con la panna. Facciamo anche qua l'assaggio in diretta, ma insomma... Ma assaggio anche il mio. Assaggio anche il tuo? Vai. Mi nato tutto, scusa. Ok, ho preso un bel boccone. È un pochino secco, è vero? È vero. Il sapore è buono. Piace la cioccolata. Lo scarpone è buono, però è vero che è un pochino secco. Assaggiamo questa fragolina. Cioè, in realtà un pezzettino di foglia, ma insomma, capita è la foglia della fragola, quindi niente di che. Prendiamo un po' di panna. Buone, con fragole fresche. Io dovrei trasformare il mio canale in un canale di mukbang e di prove di ristoranti, così divento obesa.
È una nuova rubrica, nella nuova rubrica di Nicole. Commentate che vi piace questo nuovo tipo di recensioni, di così ne facciamo altri video, così Nicole sarà obbligata a assaggiare in giro. Allora, siamo uscite. Il conto, mamma mia, questo tempo, veramente il conto è di... mi hanno fatto anche la fattura, comunque questo è il conto, è di 50 euro. Direi che 25 a testa con un primo, un dolce, un secondo diviso non è che sia tantissimo. Non lo so, comunque e per un posto così torna. Turistico. C'è qualcosa che non mi torna. Secondo Giulia è un po' salato il conto. Però appunto non abbiamo, quindi non possiamo dire. Più che altro non ho capito come sono arrivati a 50 euro. Boh, non lo so. Comunque sono stati molto carini anche alla fine, devo dire. E boh, assolutamente non capiamo queste recensioni, almeno. Cioè, per quanto ci riguarda, no, abbiamo mangiato bene. Abbiamo mangiato bene, loro sì. Super super gentili, simpatici. Posto carino. Carino, vabbè, forse ovviamente è un po' salato il conto, ma. C'è qualcosa che non mi... non sì, so, secondo Giulia doveva essere un pochino meno, secondo io non me sono sicura. Però tutto sommato 25 euro a testa non era tutta sta... Vabbè. Insomma, hanno scritto delle cose in quelle recensioni, conto... Sì, no, 90 euro per 4 paste, insomma, io devo dire che non è... Insomma, così, quindi devo dire, se dovessimo dare un voto totale all'esperienza... Un... 8 dai. Anch'io darei un 8. Peccato non potevamo sederci fuori per il tempo. Perché sì, se no i tavolini sarebbe carino. È carino. Sì, sì. Però dai, un 8 tutto sommato glielo diamo onestamente. Sì. Bene, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto ne faremo altri. Io mi presto sempre. Tu ti presti. Quindi. Niente, questo è quanto, fatemi sapere tutto nei commenti qua sotto se vi piace questa tipologia di video. Vorrei andare anche dal parrucchiere meno votato di Trieste e vedere che cosa combina. Il parrucchiere meno votato magari può essere un po' rischioso. Sì, infatti non li farei tagliare e non farei il colore, però magari tipo una conciatura, però non lo so, fatemi sapere. Ho già sentito di ragazze che sono tornate a casa bruciate. No, ma questo non rischierei di fare la tinta, no, quella no. Però, oppure non lo so, andare dal make-up artist peggio votato. Fatemi sapere quale tipologia vi piacerebbe vedere. E niente, un bacio grandissimo. E anche da Giulia. Ciao.